Le Montigo Bacche. Voglio diventare Mister Carnevale d'inverno. Voterai per me, vero? Cosa? Ti va di scherzare? Non gli andava di scherzare? Votate Duncan e ci guadagnerete a fiumi! Suo zio possiede un negozio di dolciumi! No! Quel Duncan è un idiota. Dovresti presentarti come Miss Carnevale, Betty. No, non mi pare il caso. Votate per Duncan! Lui sì che è speciale! Non è certo un bizzarro cadetto spaziale! Mi presenterò! Non posso promettervi caramelle gratis! Credo che dovresti trovare un argomento che li convinca a votare! Voglio rendere il carnevale d'inverno più divertente! Bravissima! Noah è il mio impresario e vi parlerà dei nostri progetti. Prego! Terremo aperta più a lungo la biblioteca? Atomic Betty in collegamento. Atomic Betty, devo affidarti una missione della massima urgenza. Il pianeta tropicale chiamato Montigo B è minacciato da Icyclia, la terribile regina del pianeta Glacis. E dal suo seguace, un tipo piuttosto sgradevole, il cui nome è Dingleberry. Icyclia poco a poco sta congelando tutto Montigo B. Sta distruggendo piante e animali. Non sappiamo perché le faccia, ma questo è il risultato. Oh no! Conti su di me, signori! Montigo B è dritto davanti a noi, capo! Dobbiamo fermarla prima che trasformi il pianeta in una terra desolata! Dividiamoci, così guadagneremo un po' di tempo! Non avevo mai mangiato in 20 minuti! Smettila di pensare al tuo stomaco! Stomaci, ricorda che ne ha 4! Delle Montigo Bacche, deliziose! Ti suggerisco di mangiare meno e camminare di più! Voi robot, non sapete quello che vi perdete. Produrre un'enorme quantità di gas ed è quello che ti succederà se non la smetti di ingerire Montigo Bacche. Sei solo geloso. Caspita, Icyclia e Dingleberry hanno veramente rovinato questo posto. Oh no, non preoccuparti piccolo, ti scongeleremo non appena riusciremo. Hai sentito questo rumore? No, non l'ho sentito. Sei stato tu. Te l'avevo detto di non mangiare tutte quelle Montigo Bacche. Sto solo facendo uno spuntino, che c'è di male? Oh, guarda, altre Montigo Bacche! Ma che strano, hai visto come si sono congelate all'improvviso? X5! X5! Oh là là! Oh! Dingleberry, dove sei finito? Vieni qui e porta via queste due! Betty congelata! Sua maestà ne sarebbe contenta, o meglio ancora, Betty schiacciata! Dingleberry! Vieni qui subito! Sì, vostra altezza, immediatamente! Tanto ci rivedremo, Atomic Betty! Ed ecco qui il nostro nuovo Mister Carnevale! Ma perché vuoi votare per quella sottospecie di cavernicolo? Ho avuto metà delle caramelle che gli ha regalato suo zio e abbiamo deciso di dividerle con tutti quelli che voteranno per Duncan! Insomma, Betty, che fine hai fatto? Ero quasi
riuscito a prenderla! Ero quasi riuscito a distruggere Atomic Betty! Non ti preoccupare, ho piazzato delle trappole esplosive. E adesso consegnami subito quelle bacche! Dimmi la verità, non ti sembra che io dimostri circa un centinaio di anni? Oh, tanto freddo! Sto cercando di ricevere dei complimenti! Ho detto, non ti sembra che io sia bella? Volevo dire sì, dimostrate 100-150 anni al massimo! È vero, è proprio così. Ma questo è l'ultimo cestino di bacche che abbiamo! Me ne servono di più! Posso schiacciare questi due, vostra altezza? No! Non ancora! Saranno la tua ricompensa se mi porterai altre bacche! Sparky! X5! A quanto vedo abbiamo un visitatore a sorpresa. Credo però che la sorpresa sarà lei a riceverla. Sparky, X5! Tranquilli, vi faccio uscire io. Che cos'è questo rumore? Sei stata molto gentile a voler raggiungere i tuoi compagni. Hai il permesso di schiacciare i prigionieri adesso, Dingleberry. E tu che dicevi che non dovevo mangiare le Montigo Bacche? Non riesco a respirare! Hai sovraccaricato i miei sensori di sostanze tossiche. Andiamocene via di qui! Lasciate stare quelle bacche! Sono solo mie! Mi domando dove porterà questo scivolo! Statisticamente, le possibilità che finisca bene sono una su 3.400. Una su 3.400? Per una volta non potresti goderti solo il giro! E... eppla! Ridatemi subito le mie bacche! Ma perché le interessano tanto? Aicyclia ne ha bisogno per poter indurre un'inversione cronologica cellulare. In altre parole, senza le bacche diventerebbe una vecchia strega! Sei vecchia! Ridatemele! Comunque non dimostro più di 200 anni! Attenti! Dobbiamo attraversare il ponte di ghiaccio, è l'unica possibilità! Dingleberry, distruggi il ponte! Fatemi uscire da qui! Io sono troppo bella per restare chiusa in prigione! Sparky! Che c'è? Ho solo fame! Vogliamo tornare a casa? Scusa, per prima ti posso spiegare? Lascia che indovini! Quando concorrevi per il titolo di Miss Carnevale, hai pensato che la cosa più furba da fare fosse abbandonare la campagna, perché in questo modo avresti vinto. Ed è così, ho vinto! Naturalmente no! Tu non eri qui! Volevo solo essere sarcastico. Duncan ha vinto. Duncan, congratulazioni! Un piccolo regalino da parte mia per te, ecco! Non è male, grazie perdente! Gli hai voluto fare anche un regalo! Ho pensato che in fondo se lo meritassi! Ho l'onore di presentarvi il nostro nuovo Mr. Carnevale, Flanking Duncan Payne! Sono Mr. Carnevale! Sono Mr. Carnevale!
io! Basta! Non è divertente! Non mi prendete in giro! Viva Mister Puzzolente! Non dimostro più di 900 anni. 950 al massimo. Oh, guardate cosa ho trovato! Quella è una mantica vacca! Dammela subito! Ti ho detto di darmela subito! Voglio dimostrare 800 anni! Tenga il barri, fermati immediatamente! Call me up. Atomic Betty.